Controlli di polizia e carabinieri incrementati a ridosso del Ferragosto, quando con molti cittadini in vacanza le abitazioni rimangono vuote e i malintenzionati cercano di approfittarne. Dal Ministero dell'Interno è arrivata alle questure una nota in cui si sollecita un potenziamento dei controlli, che non tralasceranno neppure le zone maggiormente frequentate d'estate, come le sedi istituzionali o i luoghi di preghiera che possono ispirare eventuali atti terroristici. Naturalmente da parte della Polizia di Stato e delle Forze di Polizia vi è un rafforzamento del controllo del territorio. Abbiamo anche richiesto un ausilio al Dipartimento della Pubblica Sicurezza con le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Veneto. Insomma, l'attenzione è molto elevata per evitare che appunto questi fenomeni predatori possano avvenire nella provincia di Treviso. I furti in casa, lo spauracchio principale dei trevigiani, per questo verrà monitorata con attenzione sia la città che il suo hinterland. Il centro storico è un obiettivo importante, ma anche le periferie che sono le periferie, i piccoli centri che sono comunque all'interno dei quali vi sono delle abitazioni basse, un pochino isolate, sicuramente non saranno tralasciate. Per chi si sposta, qualche suggerimento pratico. Il consiglio che diamo è questo: se l'assenza è breve, si può anche valutare di lasciare ad esempio qualche illuminazione dell'abitazione aperta in modo da far capire che c'è qualcuno all'interno. Se l'assenza è un pochino più lunga, l'accorgimento potrebbe essere di lasciare le chiavi dell'abitazione a un familiare, a un conoscente che si reca lì per anche semplicemente svuotare la cassetta delle poste, che potrebbe essere un elemento che i ladri possono avvertire come un'assenza prolungata e decidere di intromettersi all'interno delle abitazioni.